altre domande? Sì, sono un ottimista, non prendo l'unità del microfono. Però aiuta in questo caso. Allora, in una frase, in un pezzo del suo discorso, lui ha detto l'ottimismo deve essere aiutato dal contesto sociale, cioè dalle persone che stanno intorno, sì. Ma a volte le persone che stanno intorno sono proprio quelle che creano una situazione di disagio, e parlo dell'iperprotettività. Io mi chiedevo cosa può succedere se il bambino ha un contesto iperprotettivo e quindi non riesce a vivere le azioni e ad applicarle. E mi chiedevo qual è il confine di questo aiuto e come le persone accanto possono intervenire. L'esempio è il figlio a scuola ha dei genitori iperprotettivi e il professore che fa? Prende le orecchie, il professore che prende le orecchie dei genitori, è una situazione difficile. Oppure questo succede anche con situazioni particolari, con delle amicizie, oppure altre situazioni, diciamo. Spero che si sia anche la domanda. Sì, grazie. In effetti lei dice un punto che è fondamentale, cioè l'iperprotezione viene segnalato come uno dei fattori che predispongono alla depressione dei bambini, non soltanto l'iperprotezione. E quindi si dovrebbe, come dire, limitare l'iperprotezione, ma per quella funzione è molto semplice, che spesso noi, come diceva lei, incoraggiamo i bambini e li spaventiamo. Quando un bambino viene esaltato per le sue qualità, è stato bravo a scuola, ah mamma mia, papà mia, tu sei più bravo di tutte, lo svalutiamo. Valutiamo il bambino, non lo sosteniamo. Una cosa, tra tante cose che ho dimenticato di dire, è che l'azione parenteggiata, questo funziona molto bene, ha sempre un rapporto causale con ciò che è contingente, specifico. Cioè, io vado lodato, l'ho dato al massimo perché insomma ho fatto una cosa bella, ma vado con buoni modi, come dire, punito, oppure così vuol dire, in qualche misura censurato in un comportamento errore. Così il bambino capisce. Spesso c'è questa confusione nella attribuzione causale degli eventi. Perché una persona può avere l'ipotesi appresa? Pensa che i propri eventi negativi siano stabili, siano pervasivi, cioè riguardano tutte le cose che farà, siano personali, cioè si attribuisce le colpe. Perché probabilmente tra le tante cose, perché non c'è mai un unico fattore, non ha avuto la possibilità di essere valutato nelle cose contingenti. Come diceva Rogers giustamente, quando un bambino è piccolo è capace di selezionare le esperienze. E quindi può scegliere un'esperienza che per lui è positiva, ottimale, e anche se per noi è anche negativa. Allora il bambino crescendo ha bisogno di considerazione positiva e giusta, non di esaltazione, come diceva il collega prima, altrimenti riconosciamo l'onnipotenza del bambino. O, al contrario, come dire, lasciamo il bambino, lo squalifichiamo. Diceva Adler, poco conosciuto, ma ha fatto un bellissimo lavoro sui bambini, sulle false medie che i bambini possono avere, che sono molto coerenti con gli studi sull'ottimismo. Spesso i bambini iperattivi, difficili, incontrollabili, gestiti, ingestibili, diventano tale perché hanno avuto delle false medie, cioè non sono state mai colte le vere intenzioni. Capite? Cioè dico capite nel senso della reciproca convenzione, ma se noi mettiamo sempre in prima linea la sfera affettiva, non va mai, come dicevo prima, discisso da quella cognitiva. I bambini intenzionano gli eventi. Io vi ho letto questo brano di Husserl, sono innamorato personalmente di Husserl, perché la nostra vita è sempre intenzionale. Anche negli stati di follia più acuta, l'intenzione a significare le cose non si esaurisce mai.
Allora, un bambino, se viene iperprotetto, si minaccia questa sua intenzione, non può padroneggiare l'azione, non può gestirla, non può creare le cose. Però questa contingenza dell'azione, anche se è un principio molto semplice, no? Direi di semplicità e non dire, ma di una efficacia, di un pragmatismo importantissimo, perché il bambino incomincia a capire i processi di attribuzioni causali. Sono stato bravo o non sono stato, non lo sono meritato. Non sono stato bravo e sono stato punito. Ma non che questo diventi un comportamento generale, costante e pervasivo. Il bambino per pessimista purtroppo incomincia a vivere con questa costruzione degli eventi. E l'educazione che lei segnalava è un fattore di questo tipo. Perché a forza di proteggere, non lasciamo il bambino nella possibilità di urtare la realtà. Incontro l'ottimismo, l'ottimista che urta con la realtà. Perché una situazione difficile si può prospettare delle situazioni positive. E urtare con la realtà significa aggredirla per viverla. Io non posso fare esperienze reali, soprattutto un bambino, se è reale non è transitabile per me. Però se il bambino incontra una persona che si fa usare, cioè che persona che diventa relazione vera per lui, questo significa farsi usare, allora il bambino ci darà una grande emozione. Un bambino, per esempio, che diventa difficile perché ha avuto delle false mete, è stato protetto, le ha vinte tutte, ha superato il conflitto di potere con i genitori, se non mi fate dormire a letto faccio una volta e dormo a letto, eccetera, eccetera. Poi i genitori vengono scintillati, poi il bambino, quando arriva una falsa meta e la sua falsa meta non è stata accolta, che cosa fa? Diventa violento, aggredisce. Se io non ho avuto vinta, comincia ad aggredire. Comincia a aggredire mia madre, mio padre, l'ambiente, diventa un terremoto ingestibile. Ma il bambino che poi avrà questa aggressività non sana, perché non abbiamo capito le sue intenzioni, è un bambino che poi lo viviamo derivato, e che questa grande aggressività, essendo permeato da una falsa meta, cioè da una falsa intenzione, poi lo deriva completamente. Ci sono bambini che da molto violenti, no, aggressivi, poi diventano scriptati, depressi, soli. Per cui ecco, l'iperprotezione va, come dire, cioè virgolette, superata con l'azione padroneggiata e con l'educazione alla contingenza. Spesso noi diciamo dire di sì o dire di no, è difficile per tutto, ma se si riesce a dare un'educazione in cui al bambino viene apprezzato quel suo valore in sé, specie dopo i due anni, dopo 5-6 anni, durante il periodo, diciamo, l'inizio dell'età scolare, allora il bambino capisce dopo negli eventi e comincia a costruire costrutti mentali, costrutti personali più ottimistici. Comincia a non temere le cose, perché capisce che per sbagliare, capisce che sbagliare significa fallire. Un pessimista se sbaglia si sente morto. Se non ottiene una cosa si autodistrugge. L'ottimista va avanti perché non attribuisce le sue responsabilità a se stesso, ma all'esterno. O attribuisce le sue responsabilità a se stesso per quelle che contano effettivamente. Io dico io che sono stato un po' pessimista, cioè non mi credo che si dice. Non so se ha risposto. Scusi, lei ha risposto perfettamente ed è stato straordinario. Lei ha risposto perfettamente, è stato straordinario. Facendo degli esempi sui bambini, ma a volte
l'influenza iperprotettiva, quando non è stata tra virgolette curata 2 anni, 5 anni, 7 anni, ci si ritrova con delle conseguenze anche frontali. Certo. 35. Ma in quel caso lì che si fa? In quel caso lì diventa la domanda. No, io penso, guardi, io sono convinto, anzi sono sicuro che le persone possono sempre cambiare. Nessuno, le persone, veramente, io amo tanto studiare la personalità, lo studio da tanti anni, ed è qualcosa di veramente profondo, la nostra personalità, no? La mia personalità forte, debole, tutte queste storie che fanno sono assolutamente resistenti, come valenza, diciamo, verde, cioè una persona, però le persone possono cambiare, trasformarsi. Pensi, la capacità di perdonare. Ho l'esperienza della gratitudine che a me mi emoziona tantissimo. È un'esperienza relazionale. È l'esperienza di un sentire che mette in moto tutto ciò che è positivo dentro di noi. Ma una gratitudine vera, o un perdono vero. Certo, è difficile perdonare. Non si possono dire le cose perdoniamo, ma se uno arriva alla possibilità di perdonare, la sua mente si trasforma, si modifica. E vorrei dire che queste cose che il collega ha egregiamente accennato, forse meglio di me, diventano pilastri della nostra mente. Cioè sono di vero, un corredo mentale che aggiungiamo ai nostri stati mentali, questo è fondamentale. Capire che le virtù oggi sono fattori psicologici, non è come dire una forma di spostamento o di difesa, ma è qualcosa di vero. Il grande Franklin l'ha dimostrato, no? La volontà di significato, robusta, piena, progettuale. L'ha reso ottimista nell'arte del nazista, ha restituito tutto il suo ottimismo, colibrio e religioso. Per cui io credo che le persone possono cambiare, ma anche i contesti devono essere delle persone.